Rambo, c'è uno dei fratelli di Rambo. Cioè, e ti faccio delle domande su di lui, su Silvestro Stallone. Sì. Ok? Sì. Te la senti? Sì. Tu vai tranquillo. C'è delle domande? Sì. No, le domande le faccio io, tu dai le risposte. Allora, adesso saliamo su per la scala. Sì. Io ti faccio la presentazione. Sì. Tu liscio, ma proprio liscio, entri e andiamo via. No, perché mi sono giocato tutti i soldi uscendo con delle mie amiche, capisci? Non posso. No, vieni pure su anche. No. Salve, benvenuti, cari amici, salve, grazie per la linea. Siete collegati con il Teatro Comunale Toni Renis di Chieti. Un grosso pubblico ancora una volta è venuto qui a trovarci. Non vorrei dire, ma l'entusiasmo di Chieti è paragonabile al Maracanã in Brasile. Il nostro programma sta andando a gonfie vele, il merito è anche del nostro regista, il nostro Gatta Cicova. Un saluto anche a lui, vecchio Gatta. Bene, a questo punto un ospite, ancora una volta, un ospite internazionale che mi mette in condizione di essere il primo a portarlo sul mio divanetto. Piero Chiambretti va immediatamente ad accoglierlo, come sempre. Prego, caro amico, venga. Grazie di essere intervenuto. Grazie. Ecco, ci siamo baciati sulla bocca. Ecco, prego, allora si accomodi qui vicino a me e cominciamo la nostra breve intervista. La domanda che io voglio fare subito, d'amblè, a questo signore è come si chiama? Bellanova Cataldo. Bellanova Cataldo, non sappiamo se Bellanova è il nome o Cataldo. Bellanova è il cognome, il nome è Cataldo. Cataldo è il nome, sì. Ho capito. E il signore è un italo-americano, no? Sì. Di dove sei esattamente? Siamo di New Orleans. New Orleans. Bene, e con tutta la famiglia? No, da solo. Solo, ho capito. E che cosa fai qui a Chieti? Sono per vacanze, turista. Ecco, parli abbastanza bene l'italiano, l'hai imparato probabilmente durante le vacanze, sì, stesse? Sono 5 anni che sto qua, capito? Ah, fai delle vacanze da 5 anni. Bene, allora quello che io voglio sapere da te, e tu sei sicuramente convinto di quello che dirai, è che sei il fratello, diciamo, no? Fratello di Rambo. Rambo, infatti Silvestre Stallone. È mio fratello carnale, ci rispettiamo molto, ci rispettiamo. Lui ha fatto presentare un bel po' di film, di cose là, ci volevo interpretare ma poi non ci sono andato. Ecco, ci vorrebbe la traduzione simultanea, cari amici, ma io penso che comunque abbiate colto una serie delle battute del nostro Cataldo Silvestre Stallone. Ecco, ma com'è tuo fratello? Cioè, che differenze ci sono fra te e lui? Insomma, vedendovi così siete molto simili, però probabilmente nell'animo, nel cuore siete forse un pochino diversi, nella sensibilità stessa. Sì, è un po' diverso, c'è più spinto, c'è più di cuore, più cattivo di carattere, più spinto, cioè sono un po' più timido, sono un po' più buono. Sì, un po' più buono. Ecco, come l'ha presa la famiglia il recente naufragio del divorzio di tuo fratello? Sai che hanno divorziato recentemente con la moglie norvegese. Come è stata presa in famiglia la notizia? Cioè, piuttosto un po' sconvolta, capito? Sì. Cioè, un po' sconvolti del fatto, ecco. Non se l'aspettavano. Cioè, tu assomigli più a mamma o più a papà? Più a papà. E invece Silvester? Più alla mamma. Alla mamma, ok. Quello che volevo ancora chiederti, ma non vi siete mai picchiati anche da piccolo? Perché lui ha dei bei muscoli, anche tu sarebbe una bella lotta. Ve le siete date qualche volta? Sì, da fratelli succede molto spesso, succede, sì. A volte le tipo una... Da piccole succede, capito? Ecco, magari per lo sport. Sì, per tante cose. Ecco, per esempio, Silvester, per quale squadra tifa? Per il Brasile. Brasile, tifa, mentre invece tu? Io tifo per la Juve. Per la Juve. Benissimo, queste sono parole che ci lasciano ovviamente un pochino così inebetiti, ma il personaggio merita veramente il rispetto di voi ascoltatori. Io vorrei che prima di chiudere questa intervista, vorrei sapere, ma perché tu non sei riuscito a fare il successo che ha avuto lui? Non sei riuscito a conseguire il successo che lui è riuscito ad avere? Per via del carattere, capito? Che era un po'... cioè lui è più spinto, capito? Di carattere, capito? Però scusami se ti faccio ancora una domanda, lui ha molte donne intorno, tu? Lui ce n'ha abbastanza per il ruolo che c'è, per il mestiere che fa. Sì, no, ma dico, ma tu? Io bene o male, sì, uno o due, capito? Due... Sono più abbassato, meno abbassato di lui, capito? Dal mestiere. Sì, ma vengono con te perché ti chiami Stallone Cataldo o perché sei comunque un bel ragazzo? No, perché cioè, ho preso un po' da mio fratello, anche per il nome, la conoscenza che ha avuto, capito? Si è fatto per il nome, per i film. Ok, se adesso in quella telecamera vuoi salutare...